Una buonasera Aldo Serena e della figlioletta di Aldo Serena. Saluta Aldina Serenina. Ciao. Ciao ragazzi, sono Marco Berri. Ben ritrovati ragazzi sul canale d'Animaggio. Video questa volta registrato. Video molto rapido. Un unboxing veloce di due numeri di Street Fighter. Ho sempre il numero 7 che è indietro, che è Mr. Bison. Per una partita. Tanto questa è una piccola Rebecca, credo. Per una partita fallata, Fallout, il numero 7 di Street Fighter è andato perduto, ma mi arriverà nel momento in cui in tutte le edicole c'è stato, in molte edicole c'è stato questo problema di una partita falsata, come dicono in alcuni commenti la gente qua su YouTube, si scherza, e quindi questa partita è andata male, diciamo, del numero di Bison, che è il numero 7 se non andiamo errati. Quindi Bison arriverà prossimamente, spero di riuscire a recuperarlo. Nel frattempo non ho più portato video, nel frattempo sono usciti altri due numeri, il numero 10 che è Cammy e il numero 11 che è il grandissimo Zangief, Zangief o Zangief. Apriamo prima la numero 10. Bocca da, dove mi hanno fatto aprire? Allora, apriamo il mio bene, Cammy. Ecco qua Cammy. Qua abbiamo come al solito il fascicolo. Cerchiamo di fare un video super rapido. E fa caduto. Vabbè, non andiamo a sto giro visto che devo tenere la bambina ad analizzare il coso. Comunque sappiamo il fascicolo. Sappiamo che a metà fascicolo, come sempre, in tutti questi numeri della raccolta De Agostini ci dovrebbe essere quello che poi potrebbe diventare un poster, che è questo qua di Cammy. E beh, mio Lene, credo. E qua poi la pubblicità del numero successivo che sarebbe stato Zangief. Allora, apriamo subito questa. Una bella! No, niente, dovrei farcela da sola. Allora, apriamo questo, Rebecca. Credo, aspetti, mio Lene. Sono fatto la bua. Ecco fattura. Fama, guarda che roba. Scusate ragazzi. No, ce la faccio. C'è il culo qua di Cammy. Ecco qua. Questo doppio unboxing di Street Fighter, possiamo anche farli accoppiare. Scherza. Incredibile. Vabbè, figa comunque come hanno fatto le treccine e tutto. Vi ricordo come sempre che molti li reputano cinesate, ma in realtà lo sono, no? Si scherza. Attenzione, attenzione! Sono fatte molto bene. Qua c'è il nome Cammy e qua questa è la statuetta della Super Mega Mirene. Guardate che chiappe che ha Cammy, incredibile! Scusi, lei mi lascia il numero di telefono? Mi consenta. Allora, questa è Cammy, lasciamola qua. E andiamo, scusa Rebecca, ti sto tenendo malissimo. Scusate. Stavo attimo nel forno, che papà doveva aprire questo. Zangief! Allora, Zangief è il numero 11 e qua c'è il numero 12 che sarà Balrog. Balrog che nella versione ufficiale di Street Fighter, nella prima versione giapponese, se non andiamo errati, del gioco, veniva chiamato Bison. E il contrario, Balrog veniva chiamato Bison. Questa è una chicca che vi regalo, non tutti la sanno questa cosa. Questa è. Ci sono le varie mosse, le storie dei personaggi in questi fascicoli, ma non solo, parlando di Capcom e di altre cose, ma non vado a leggervi oggi perché non ho tempo. Questo è il poster di Zangief, quello che può diventare un poster. E scusa Rebecca, vado ad unboxare anche questo. Domani è il mio compleanno, ragazzi, anzi, manca qualche ora. Infatti sono a casa dal lavoro, domani grande festa e chissà che non mi compro qualche gioco, vedremo. Aspetto perché sicuramente riceverò il regalo dei. Rebecca come guarda interessata. Dei. Come si dice? Sicuramente dei. Dei. Scusa. Riceverò delle carte GameStop, quindi sicuramente. Aspetterò a questo video, magari lo metto anche su Facebook.
Guarda che roba! Vi ricordo come sempre il prezzo di queste statuette, ogni due settimane è un'uscita a 11,99 euro, o le Landrum, sperando che un domani prendano valore in maniera tale che poi le rivendo tutte insieme. Scherzo, ovviamente. Ecco, Zangief è anche fatto molto bene come personaggio. Sono sempre, ma più o meno, è la faccia che mi è fatta meglio. Comunque, non è male in una delle sue mosse tipiche, la ruota che fa con le braccia, la rotella che fa con le braccia, voglio dire, quella tipo così. E questo è Zangief. Quindi, diciamo che dei personaggi principali li ho quasi tutti. E questa raccolta non so se la farò tutta perché sono tipo 50 numeri, un po' esagerato. Comunque, questo era il numero 10 e il numero 11 dell'uscita della Street Fighter Collection, diciamo così, della De Agostini. Vedete, quindi, vuoi salutare? Vuoi salutare i follower? Mi gusta. Mi rendi, mi gusta. Albedossi? Posso riso alla camera, io fa. Chi è? Chi è? Ciao ragazzi. Ci si vede, figlio. E calma.